No, perché sentiamo al volo da Lampedusa Matteo Orfini, che è collegato con noi telefonicamente, che appunto è arrivato ieri con questa delegazione del Partito Democratico. Orfini, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che succede in questo momento? Che sta succedendo in questo momento a Lampedusa? Voi siete in contatto, con la comandante Carola Rackete? Che state facendo? Ma noi adesso siamo riuniti con la nostra delegazione, siamo in contatto con gli operatori di Sea-Watch ovviamente. La situazione è surreale perché è di stallo, c'è cioè la Sea-Watch che si vede dal porto al largo del porto con le sue decine di persone sopra a cui non viene consentito di entrare in porto, senza alcuna ragione, dato che i migranti che peraltro sono profughi perché scappano da un paese in guerra, quindi avrebbero diritto, ad essere accolti e messi in sicurezza, in una condizione di sicurezza. Diciamo, sono già tutti, cioè, ci sono disponibilità di altri paesi, di realtà italiane, come la diocesi di Torino, ad accoglierli e a farsene carico. Quindi non c'è alcuna ragione per cui non vengano fatti sbarcare. Poi, se si ritiene che la Sea-Watch abbia commesso dei reati, ci sarà un'indagine e si verificherà, ma non si capisce per quale ragione non si consente il trasbordo Sì. Senta, dei migranti. le posso chiedere a bordo come stanno le persone a bordo? Perché io ricordo, lo voglio sottolineare, che qualche giorno fa mi pare una decina di questi migranti erano stati trasferiti in Italia per, credo, donne e bambini, non vorrei sbagliare. Sì. E gli altri come stanno? Ma provi a immaginare, noi parliamo di persone che vengono dai campi di detenzione libici, che sono dei lager, che sono saliti su un gommone, sono stati tratti in salvo in mezzo al mare quando rischiavano di annegare, sono saliti su una nave che non è una nave attrezzata per ospitare a lungo delle persone. Io ci Sì. sono stato sulla Sea-Watch quando fu bloccata a Siracusa, è una nave che non è che ha le cabine per gli ospiti, No, certo. stanno accampati in una situazione difficilissima, sotto il sole, con servizi igienici insufficienti per ospitare così tanta gente così a lungo, e stanno là sopra da 12 giorni circa. Cioè, quindi in una condizione di stress fisico e mentale pazzesco. Senta, le posso chiedere, Orfino, un'ultima cosa, ma se questa situazione di stallo dovesse proseguire, voi avete in mente qualche iniziativa anche clamorosa o no? Le iniziative clamorose non si annunciano se mai si fanno, Sì, ma no, detto certo. questo, è chiaro che noi siamo qui per cercare di sbloccare la situazione e far rispettare le leggi. La legge del mare, il diritto internazionale prevede che se uno scappa da un paese in guerra e rischia di morire in mare deve essere salvato e portato in un porto sicuro. La Libia non è un porto sicuro, come tutti gli organismi internazionali affermano, il porto più sicuro, più vicino era questo e quindi devono sbarcare qui. Tenergli il porto chiuso è un abuso. Poi ripeto, se si ritiene, cosa che io non ritengo, che la Sea-Watch abbia violato delle norme o commesso dei reati, questo lo diranno i giudici Certo. nell'inchiesta, ma quei migranti non c'entrano nulla e quindi devono essere fatti sbarcare. Allora, io se guardando il senatore Briziarelli, vuole fare una domanda a Orfini. Scusi Orfini, c'è il senatore Briziarelli della Lega che forse vuole chiederle una cosa, Ma prego. secondo lei è normale, lo affermava poco fa, che volutamente e ripetutamente una nave, peraltro non battente bandiera italiana, stia lì per aspettare che qualcuno si metta in pericolo e debba essere trasportato altrove? È normale che né il paese d'origine né quello battente bandiera faccia alcunché e muova un dito nel silenzio complessivo dell'Europa? L'ha detto lei, è stata già sequestrata altre volte, la nave è voluto, non è casuale. Orfini. Intanto la nave poi è stata dissequestrata e quello che io trovo assolutamente anormale è che, diciamo, il lavoro di pattugliamento e di salvezza delle persone che, le ricordo, scappano da una guerra, non è che si mettono su un barcone, diciamo, perché hanno, per divertirsi, non hanno alternative, scappano da una guerra, rischiano la vita e nessuno di noi si occupa di salvarle. Una volta la Guardia Costiera italiana svolgeva questa funzione, qui si è deciso di evitare di farglielo fare per una scelta che io non condivido e penso sia criminale.
Ciò detto, sono d'accordo che l'Europa dovrebbe fare di più, ma vedete senatore, il problema è che i paesi alleati della Lega, in cui governano partiti e leader che hanno la stessa posizione della Lega, sono quelli che impediscono all'Europa di farsi carico della gestione condivisa dei migranti perché pongono il veto. Quindi sono i vostri alleati che scaricano sul nostro paese la responsabilità. Può chiedere a Orban, può chiedere a tanti altri. Io chiederei alla Mogherini quello che ha fatto, però insomma ognuno chiede a chi vuole. Come sa bene, diciamo, purtroppo c'è il diritto, cioè c'è il veto posto da tanti paesi membri e il commissario che si occupa di politica estera non può ovviamente superare quei veti, ma sono condizioni che purtroppo rivendicate. Cioè per voi quelli che partono dalla Libia devono essere riportati nei lager, chiusi nei lager o lasciati morire in mare. Penso che questo sia disumano. Questo è strumentale. No, non è strumentale, è quello che accade ogni giorno. Purtroppo accade ogni giorno. Guardi, per fortuna è accaduto molto di meno. È accaduto molto di meno. Il numero dei morti certificato, purtroppo saranno sempre comunque troppi, anche ce ne fosse uno solo, ma sono calati drasticamente. Ma sui paesi di origine, ma questo non lo sappiamo, perché il Mediterraneo è stato svuotato delle navi che certificavano e salvavano le persone. Non c'è la guerra costiera italiana, non ci sono le ONG, c'è la cosiddetta guerra costiera libica, che diciamo, come noto, non è particolarmente attendibile. Dopodiché quindi noi non sappiamo quanti ne sono morti in mare, come sai, come tutti gli organismi internazionali dicono. Aggiungo che se non muoiono in mare ma muoiono in un lager libico sotto le bombe di una guerra, non è che la situazione sia migliore. Allora voglio dire una cosa, tanto saluto Orfini, tanto credo che le vostre posizioni sono comunque inconciliabili. Sì, la risposta sono i corridoi umanitari. Chi viene ci sono per causa di guerra deve essere accolto attraverso canali umanitari. Chi paga 3.000, 4.000, 5.000 euro, sono ci sono dei problemi. I corridoi sono ancora molto, diciamo, ridotti, Per esempio, l'anno scorso a Pratica di Mare arrivarono... Sono ridotti e ci sono grazie a realtà come Sante Egidio, Che non collaborano con il governo. Allora, facciamo una cosa, intanto, scusi senatore, intanto ringrazio Matteo Orfini, buon lavoro a voi. Grazie a voi.